già qui tra voi per un appuntamento così importante, con una squadra così bella. Guardate, io voglio anzitutto ringraziare naturalmente i nostri segretari, Roncucci, Andrea naturalmente, Valente, ma anche Fossi che è qui dietro da qualche parte. Facciamo un applauso anche al nostro nuovo segretario regionale, Emiliano Fossi. Voglio ringraziare i nostri parlamentari che sono qui, Marco Signani, Sindaco Francescani, Marco Cuffa, Laura Borghini, che sono venuti a sostenerci in questa bella giornata mattinata insieme. Ma non vi so dire, no, non vi so dire la gioia, davvero, con il cuore aperto di venire a sostenere Anna, con un filo di commozione nella voce per le parole con cui ha concluso il suo bellissimo intervento, perché è vero Anna, noi abbiamo storie diverse e apparteniamo a generazioni diverse, che è un dato che ritroviamo anche in questa sala, dove ho contato almeno 4-5 generazioni diverse, eppure siamo unite, perché ci riconosciamo nelle parole l'una dell'altra. Guardate, sono anche giorni in cui spesso si dibatte, no? Su il pluralismo all'interno della nostra comunità. È qui che si segna nel fatto che un'esperienza come quella di Anna è un'esperienza che coniuga perfettamente quello che serve alla città di Siena per riscattare il suo futuro, per rialzare la testa, per riuscire a ritrovare la centralità che merita in Toscana, nel piano nazionale, con una vocazione europea e anche internazionale. Perché la sua esperienza è un'esperienza che tiene insieme la cura della comunità con la cura del territorio. Ed è su questi versanti che io ho imparato, Anna, da te e anche dalla tua cultura di provenienza, quella del mondo cattolico, quella della Caritas, che ha abbracciato in questi anni di pandemia il vero identikit delle povertà nuove che stanno emergendo nelle nostre città, anche qui a Siena, che sono povertà multidimensionali, come diciamo noi che ce ne occupiamo, cioè che necessitano di una presa in carico sempre più rotonda, sempre più attenta a come le diseguaglianze e le discriminazioni interagiscono tra di loro. E io ho imparato molto da questo e devo molto a questo, perché è vero, nelle parole del programma con cui ci siamo presentati alle primarie che poi abbiamo vinto e nel programma, ho letto alcune cose che mi avete mandato ieri, c'è sicuramente una visione comune del futuro che vogliamo costruire. E cura di ricostruire un tessuto sociale, hai cura di capire che le associazioni hanno fatto ciò che le istituzioni in questi anni da sole non sarebbero riuscite a fare. Io l'ho visto da amministratrice regionale durante la pandemia. C'è una parola che la destra ignora e che è la necessità di coprogettare il futuro insieme ai saperi del terzo settore, al mondo associativo, a chi si occupa di cura delle persone anziane che sempre più spesso vivono sole all'interno della nostra città. Non dobbiamo lasciarle sole. Possiamo costruire una rete di servizi sociali, sociosanitari, una rete di posti all'altezza, di servizi all'altezza, perché si tratta non solo di dare assistenza, ma di costruire autonomia e emancipazione. Vale per la cura delle persone non autosufficienti, vale a maggior ragione per la cura delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Lo dico spesso, io mi vergogno di vivere in un paese in cui tante, troppe aziende preferiscono pagare una multa piuttosto che inserire al lavoro le persone con disabilità, cosa che sarebbero potute a fare. Hanno diritto al lavoro e al pieno inserimento dignitoso, lo dice la nostra Costituzione, no? Che è fondata sul lavoro della nostra Repubblica, non bisogna escludere nessuno, ma costruire anzi percorsi che possano valorizzare le competenze di tutte e di tutti. Giustizia sociale sì, è anche la cura di chi oggi, l'hai detto e ti ringrazio, ha perso il lavoro. Magari ha perso il lavoro a 50 anni e fa fatica a reinserirsi. È lì che rientra in gioco di nuovo il tema della formazione. La formazione non finisce con le scuole dell'obbligo. La formazione deve proseguire, deve arricchirsi. Deve riguardare anche i nuovi lavori che si stanno costruendo. Pensate, ogni tanto, rispetto anche agli investimenti sulla trasformazione digitale, sulla transizione ecologica, mancano alcune professionalità. Allora bisogna riadattare i nostri sistemi scolastici, formativi, universitari, della formazione professionale
a dare le competenze che servono per stare nel futuro. Cioè per stare dove non dobbiamo lasciare che nessun lavoratore o lavoratrice si senta abbandonato, si senta lasciato indietro da questi grandi processi di formazione, di trasformazione, scusate. Trasformazione che è anche demografica, appunto, siamo una popolazione che invecchia e deve farci i conti. Ma pensate a un mondo in cui, e a una Siena in cui, quella trasformazione digitale noi riusciamo a metterla a servizio delle persone che fanno più fatica. La riusciamo a mettere a servizio delle persone anziane che vivono da sole, ad esempio con sistemi che ci sono, esistono già, ci sono realtà e cooperative sociali che queste cose le fanno tutti i giorni, con sensori all'avanguardia danno uno strumento in più a operatrici e operatori sociali, a educatrici e educatori, per stare accanto, anche a distanza, delle persone che hanno bisogno e che magari più rapidamente possono chiedere un aiuto. Possono osservare se c'è stato troppo poco movimento, quindi magari la persona è caduta, si è fatta male, bisogna andare a bussare una porta, bisogna fare una telefonata in più. Ecco, questa è l'idea. Cioè questi processi stanno già avvenendo e stanno spiazzando le nostre società, stanno aumentando le diseguaglianze. Pensate al tema dei nuovi lavori, quelli delle piattaforme. Pensate se noi possiamo da sinistra accettare che ci siano dei lavoratori e delle lavoratrici, spesso giovanissimi, che non conoscono alcuna forma di tutela. Pensate ai rider. Ci sono stati anche degli incidenti mortali, uno non troppo tempo fa a Firenze. Allora noi non possiamo accettare che la trasformazione tecnologica non sia anche accompagnata da uno sforzo di costruire le nuove tutele del lavoro che sta cambiando. Che vuol dire non accettare che i rider, quando escono di casa per portare una pizza, non abbiano diritto alle ferie, all'assicurazione, alla malattia. Noi dobbiamo stare al fianco di quei lavoratori e di quelle lavoratrici. Dobbiamo stare al fianco di quei lavoratori e lavoratrici delle crisi aziendali che purtroppo ci sono, e non poche, nei nostri territori. Lo sappiamo, a volte lo sforzo dell'amministrazione locale non basta, ma qui siamo una squadra. Ci sono i nostri parlamentari che queste questioni le portano all'attenzione del governo, che spesso chiude un occhio o guarda dall'altra parte, tutti i giorni nel lavoro nelle nostre aule. Dobbiamo continuare così. Continuare così, davvero, perché dobbiamo lasciare un centimetro. Ogni giorno se la prendono con un nuovo nemico per distogliere l'attenzione dai problemi reali di questo paese, per distogliere l'attenzione dal fatto che stanno rischiando di far arretrare la sanità pubblica che noi difenderemo con le barricate. La sanità pubblica è universalistica, quella che non guarda il portafoglio ma ti cura, e ti cura con la massima qualità che ti può assicurare. Sanità pubblica vuol dire che l'abbiamo visto e l'abbiamo anche sentito, guardate, io non credevo alle mie orecchie quando ho sentito che il ministro si difende dicendo che comunque sono stati messi 8 miliardi, ma lo sapete che quegli 8 miliardi non sono neanche abbastanza per coprire l'aumento dell'inflazione, ci stanno prendendo in giro. La sanità è un terreno su cui chi vuole favorire il privato, diciamoci la verità, non deve fare niente, e infatti non stanno facendo niente, stanno fermi. Stanno rischiando di lasciare sole le regioni che da sole, soprattutto dopo il Covid, non ce la possono fare, e stanno accettando quindi che quella mancanza di investimento prima nella manovra e oggi ancora più grave pure nel DEF si trasformi in ritiro di servizi per i cittadini, in minori servizi soprattutto per chi sta peggio, perché lo sapete qual è la visione di quelli che stanno dall'altra parte e che governano purtroppo da 5 anni questa nostra amata città. La visione è che alla fine, no? Bisogna abbassare le tasse a tutti, che vuol dire abbassare le tasse ai ricchi, così che verranno meno però i servizi ai poveri. E noi la pensiamo al contrario. E noi la pensiamo al contrario. Pensiamo che il sistema pubblico, sanitario, nato dall'intuizione di persone e donne straordinarie come Tina Anselmi, siano stati fatti per prendersi cura di chi da solo non ce la fa e sta rinunciando alle cure nell'Italia nella Siena del 2023. E noi invece vogliamo costruire un futuro migliore per loro, un futuro che passi anche naturalmente dal riscatto di opportunità di lavoro che non sia precario, diciamoci la verità. Io non capisco perché questo governo, che spesso parla di crisi della natalità, non veda il nesso tra la crisi della natalità e la precarietà che colpisce troppe donne, troppi giovani. In questo modo si impedisce loro di costruire un futuro dignitoso. Guardate, parliamo in una città che ha un potenziale, che ha una università, anzi più di università, almeno due, importanti, solide, che formano bene le giovani e i giovani di questo territorio e non solo, come sapete, perché attraggono anche molti studenti da altri luoghi.
ma a noi sta di costruire quelle opportunità di lavoro dignitoso e di salario dignitoso che permetta, una volta fatti quegli studi, di rimanere qui a costruirsi un futuro e, per chi vuole, a costruirsi una famiglia. Perché se perdiamo questa sfida, noi continuiamo a investire nella formazione e poi accompagnare le ragazze e i ragazzi alla stazione per vederli magari andare in altri paesi europei, perché in Italia i salari sono troppo bassi e, per chi ne dica Giorgia Meloni, serve un salario minimo in questo paese. Serve sforzarsi di aumentare i salari, lavorare tanto a tanto con i sindacati, perché non è possibile che ci siano contratti nazionali che non vengono rinnovati da anni e intanto i salari stanno stagnando. Saremo lì su questa frontiera, così come saremo sull'importante frontiera della giustizia climatica. È vero, non abbiamo più molto tempo per invertire la rotta. Abbiamo davanti un governo che, anche nelle scelte che ha fatto in questi ultimi giorni sulle nomine, ha chiarito di essere un governo che è chinato davanti agli interessi delle lobby delle fonti fossili. E noi pensiamo che bisogna dire basta da questo punto di vista. Bisogna investire nella direzione delle energie pulite e rinnovabili, su cui i nostri... Grazie, diceva, e delle multinazionali. Dicevo, va benissimo, dopo ne parliamo. Dicevo, sulle energie rinnovabili questo nostro territorio ha una grande potenzialità. Non sottovalutiamolo, perché vuol dire dare lavoro di qualità, creare nuove filiere industriali. Sono molti mesi che questo governo ormai è in carica e non abbiamo ancora visto un piano industriale. Non abbiamo visto ancora, anzi, più grave, quel piano che serve per utilizzare al meglio le opportunità del PNRR che stanno rischiando di farci sprecare. Guardate, noi stiamo chiedendo chiarezza, stiamo chiedendo al ministro Fitto di venire a riferire in aula, perché vediamo dei grandi ritardi che mettono a rischio le prossime tranche di investimento per i nostri territori. Attenzione, se noi non riusciamo ad attuare bene gli investimenti del PNRR, non è solo questione della credibilità dell'Italia, ne va anche della credibilità dell'Unione Europea, che ha fatto una scelta con quegli investimenti di accompagnare la creazione di lavoro di qualità e buona impresa. In una direzione nuova, certo, ma dobbiamo essere in grado di attuarla. Mi soffermo su questo perché mi preoccupa molto questo tentativo di distrarre sempre l'attenzione su altri temi da parte della destra di Giorgia Meloni. Ogni giorno se ne inventano una e noi ogni giorno li inchioderemo alle responsabilità che hanno, facendo passare 6 mesi soltanto a occuparsi della governance del PNRR, un tema per gli addetti ai lavori, mentre rischiamo di perdere i soldi che arrivano dall'Unione Europea. Noi saremo lì a ricordare che, siccome tifiamo l'Italia, siamo a disposizione per collaborare a mettere a terra bene quegli investimenti, a far sì che si trasformino in opportunità concrete per le nostre città e per i nostri territori. E al contempo però dobbiamo segnalare che ci preoccupa molto l'andazzo che hanno preso, guardate, perché sono anche giorni in cui ne abbiamo sentite di ogni sulle politiche migratorie. Voglio dire che è una vergogna che vogliano cancellare la protezione speciale. Ci avevano già provato e si era espressa anche la Corte Costituzionale dentro i decreti di sicurezza di Salvini. Vogliono riportarci là, vogliono smantellare l'accoglienza diffusa, che è l'unica buona accoglienza. Perché? Perché coinvolge correttamente le comunità locali, perché non è fatta, diciamo, passando sopra ai sindaci, ma coinvolgendoli e responsabilizzandoli, cercando di non fare gli affidamenti diretti, ma cercando invece di, attraverso gare trasparenti, trovare chi si può occupare di fare servizi di vero inserimento nella comunità, di vera inclusione sociale. Quello è il modello SAI e SPRAR e, come Anna prima mi ha ricordato, l'amministrazione di questa città ha già dimostrato di voler andare nella direzione opposta, che è quella del chiudere gli occhi e di lasciare le persone in mezzo alla strada nelle condizioni meno dignitose possibili. Noi diciamo basta a questo. Noi diciamo basta. E in questo voglio ringraziare davvero sia il Presidente della Regione che il Segretario Regionale Fossi, che con grande forza si stanno opponendo alla costruzione di un nuovo centro di detenzione dei migranti in questa Regione. Noi vogliamo un'accoglienza diffusa, un'accoglienza in grado di fare inclusione, che coinvolga pienamente le comunità locali, perché questa è, nell'esperienza dei nostri territori, l'unica strada che non marginalizza e che in realtà poi permette anche di creare vere relazioni sociali. Ora, io sono, devo dire, molto felice di essere qui anche per un altro motivo, che è un motivo che riguarda più a quello che sta, diciamo,
avvenendo su un terreno, diciamo, che avete capito è particolarmente per noi importante e delicato, su cui prima il segretario ha speso qualche parola in apertura. Guardate, mancano pochi giorni al 25 aprile. Ecco, io vorrei dire con forza a questo governo, a questa maggioranza e anche a alcune delle più alte istituzioni che noi non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia e di continuare a chi si è sacrificato prima di noi per costruire le basi di una comunità che sta insieme, per costruire la nostra Costituzione, una Costituzione che noi dobbiamo presidiare, guardate, dal diritto alla salute ne abbiamo parlato, aggiungerei un altro importante diritto, che è il diritto all'abitare, lo dico perché so che anche qui questo tema molto sentito, il diritto alla casa, la necessità di darci delle regole, perché è diventato troppo difficile per le persone trovare delle case in affitto. Il governo nella sua prima manovra ha deciso di cancellare i fondi per l'affitto. Io mi chiedo in che paese vivano, perché quei fondi sono fondamentali soprattutto per quelle famiglie a basso reddito che non ce l'hanno più fatta. So che anche in questa città, in questi 5 anni di amministrazione, si è ridotta la spesa sociale e si è ridotta anche la spesa sulle case popolari. E invece abbiamo bisogno di investire di più, perché non possiamo non presidiare un diritto fondamentale come quello alla casa. Vuol dire investire di più appunto sulle case popolari, ma anche sulla loro riqualificazione energetica. Perché ci stiamo arrabbiando che non presentano i progetti sul famoso Repower EU? Ieri abbiamo fatto un'interpellanza, hanno risposto dicendo no, guardate, il termine non è il 30 aprile, è il 30 di agosto. Come se, cioè, voglio dire, come se il punto fosse questo. Repower EU permetterebbe di fare un contrasto vero alla povertà energetica dopo i mesi di crisi energetica che abbiamo vissuto. Il Repower EU permetterebbe di investire su un'altra cosa che ho trovato nel vostro programma, che è fondamentale, le comunità energetiche. Cioè l'idea che mettersi insieme e produrre energia rinnovabile mi fa abbassare le bollette e mi fa abbassare le emissioni che stanno avvelenando la nostra salute e anche il clima. Ecco, tenere insieme giustizia sociale e ambientale è proprio il terreno su cui le culture che ci hanno portato all'impegno politico, Anna, che magari possono essere partite da punti diversi, essersi articolate in modo diverso, ma ci portano a una convergenza su un progetto concreto per il futuro di Siena. Ecco, io è per questo che sono estremamente felice di essere oggi al vostro fianco, perché credo che abbiamo tanto da fare. Alcuni risultati sono stati importanti, sono stati prodotti, penso all'investimento sul distretto delle scienze della vita, penso al biotecnopolo che può portare anch'esso, no? Posti di lavoro di qualità in un territorio come questo, che guardino al futuro, alle nuove tecnologie, ma anche ai nuovi saperi che servono per accompagnare la trasformazione digitale, quella demografica e anche quella naturalmente ecologica. Io credo molto che Siena abbia un futuro brillante se potrà essere guidata con la cura che è la cifra distintiva dell'impegno personale politico di Anna Ferretti, ma anche delle tante e tanti candidati, alcuni li ho qui davanti, che la sostengono in questa sfida. Facciamolo però insieme. Facciamolo insieme, guardate, perché io adesso chiaramente appena sono entrata mi hanno già chiesto di ritornare, ero appena entrata. Ce la metteremo tutta, io devo andare in giro naturalmente un po' in tutto il paese dove abbiamo altre sfide. Vabbè, dicevo, io ce la metto tutta, non posso ancora fare promesse, però ce la metto tutta perché abbiamo anche molte altre regioni da attraversare in questa breve campagna per le amministrative. Ma vi voglio dire una cosa, voi potete fare molto più di me. Le persone che sono qui dentro, per la maggior parte, forse tutte, sono arrivate già convinte che si possa costruire un'alternativa migliore per il futuro di Siena. Noi dobbiamo andare per strada, nei quartieri, nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle scuole che frequentate tutti i giorni, a coinvolgere altre persone per riaccendere insieme quello di cui abbiamo più bisogno oggi, che è una speranza. Una speranza che un'alternativa sia possibile.
Noi siamo nel pieno di un processo che non sarà facile né sarà in discesa, sarà una bella salita, che è quello di rigenerare il Partito Democratico. E quindi con umiltà che guardiamo anche a quello che abbiamo sbagliato in questi anni. Guardando dritto in faccia, non facciamo come gli altri, noi lo guardiamo dritto in faccia. Oggi stiamo provando a ricostruire fiducia delle persone, stiamo provando a ricostruire credibilità sul lavoro, sul clima, sulle politiche migratorie, sul rapporto con il terzo settore, sulla scuola di cui continueremo a essere ossessionati, a partire dai servizi per l'infanzia. Guardate, eravamo qualche settimana fa a Firenze, in una bella manifestazione. Hai fatto bene a fare quel passaggio prima su un tema che mi è molto caro. Perché siamo così ossessionati dai nidi? Ma perché i nidi permettono anzitutto di contrastare le diseguaglianze dei primi mesi di vita, e ne abbiamo bisogno. Perché i nidi sono anche una straordinaria opportunità di conciliazione per la vita e per il lavoro delle famiglie, che fanno sempre più fatica. E dall'altra parte, per una terza grande ragione, diciamoci la verità, perché in una società patriarcale come la nostra, il carico di cura grava soprattutto sulle spalle delle donne e le tiene a freno dal punto di vista occupazionale. Sono felicissima di vedere tante donne in questa sala accanto a quella che credo essere la prima sindaca donna della nostra amata Siena. In bocca al lupo a tutti, comunità, ci rivolgiamo all'orgoglio di questa città che merita di essere rispettata. Grazie, grazie, è il momento.